nazionale, perché non hanno fatto altro che demandare a un governo tecnico per non assumersi la responsabilità, perché fra breve si vota e nessuno può andare dal proprio elettore e dire votami perché io ho fatto questo, mentre invece dovranno scaricare tutto quello che sta succedendo a un governo tecnico voluto dalla politica. Questo penalizza moltissimo, per come la vedo io, il ceto debole, penalizza il lavoratore, penalizza il pensionato, perché quello che deve salvare l'Italia sicuramente non è il capitalismo, ma sono la fascia dei lavoratori, la fascia dei pensionati, perché verremo penalizzati al 100% quando principalmente, per come la vedo io, avrebbero dovuto toccare e intaccare quelli che sono i poteri forti, incominciando con la patrimoniale, dove qualcuno, che dico, facciamo un numero tanto per dare un segnale, chi è proprietario in panca di centinaia e centinaia di milioni di euro potrà campare con 10 milioni e gli altri poterne dare qualcosa in più allo Stato italiano e a favore dei ceti deboli. Il tutto ci porterà sicuramente, se continuiamo così, perché questo è il segnale che stanno dando, a mio avviso dico che ci porterà a una ribellione del ceto debole, in quanto questa equità, così come ascoltavo poco fa in televisione, viene rispettata poco, per non dire che viene rispettata quasi niente. Io non vorrei entrare, diciamo, a fare la politica oppure avere un diverbio, perché non so se possiamo farlo, ma per quanto si riguarda e si attesta quello che è con la prima casa, noi dobbiamo sapere che non c'è stato e non c'era il bisogno che il governo Berlusconi assieme alla destra dava il significato per eliminare quella che era l'ICI, perché sappiamo abbastanza bene che nel vecchio governo e nei vecchi governi l'ICI veniva rappresentata, pagata, perché c'era uno sgravio per arrivare fino a 800 milioni all'ora, un miliardo, cosa che le famiglie medie, il ceto medio, nessuno ha un capitale così grosso e quindi veniva, diciamo, esente da questo tributo. Quella è stata semplicemente l'inizio per ingrossare e far stare ancora meglio tutti coloro che stanno bene, quindi parliamo dei vari capitalisti, mentre praticamente noi con le vecchie leggi eravamo esenti da questo tributo. E oggi per quanto mi riguarda e per quanto ci dovrebbe riguardare, dico, se un piccolo sforzo lo facciamo e diamo qualche euro, perché si parla di qualche 50 euro, 100 euro in più di quello che può essere, diciamo, il tributo a livello nazionale, io spero che vadano a intaccare i grossi stabili, i grossi possidenti, al fine di portare veramente l'Italia al posto giusto a livello europeo, perché noi non siamo un popolo morto di fame, ma siamo un popolo che ha conquistato anticamente l'Europa e abbiamo civilizzato l'Europa. Grazie. Un'altra domanda, risponda sì o no, arriveremo al pareggio di bilancio nel 2013? Guardi, io sono convinto che darle questa risposta venivano a fare me primo ministro, non e lei so, ci andava. Io mi auguro e mi auspico che noi arriveremo al bilancio, però non sono diciamo... Non è un tecnico. Non sono un mago, non posso predire quello che succederà in futuro. Mi auguro che questo avvenga, perché questo ce lo auguriamo tutti. Ok, passiamo al secondo giro di domande. Per par condicio, praticamente facciamo la prima domanda ad Angelo Ciulla, consigliere comunale della destra. La situazione della destra a Barrafranca, quando è nata? Ci dia un po' di informazioni. Intanto buonasera a tutti i radioascoltatori qui presenti. La situazione della destra nasce a circa un anno dopo di essere stato eletto nelle ville della Margherita come indipendente, e abbiamo aderito a questa realtà che era la destra anche per ideologie, pur dichiarando che in famiglia si è stato sempre nel centro-sinistra, però io sono proiettato verso il centro-destra sempre. E quindi da qui al gruppo
Abbiamo aderito a questa realtà che era la destra Alleanza Siciliana, allora con l'onorevole Nello Musumeci, e abbiamo piantato questa bandierina pure qua in questa amministrazione locale. E subito ha ottenuto un seggio in consiglio comunale, subito sì, dopo la sua fondazione, no? Sì, sì, noi già eravamo nelle ville della minoranza. Sì. Abbiamo aderito, siamo rimasti nella minoranza perché... Ci spieghi questo passaggio. Allora, praticamente lei è stato eletto nelle liste della Margherita come indipendente. Perfetto. Come il presidente Biagio Cascio. Come il presidente Biagio Cascio, sì. È stato nella minoranza e poi subito dopo aderito alla destra. Sì, pur aderendo alla destra siamo rimasti nelle file della minoranza. Nell'opposizione, sì, dove eravamo stati eletti. Poi a seguito di riunioni provinciali, locali e anche regionali non poteva più funzionare perché il nostro partito è di destra, quindi dovevamo fare politica col centrodestra anche per ideologia, non potevamo condividere queste idee pur rispettando quella della minoranza, dell'opposizione, che io mi sono trovato benissimo. Ecco, questa è la domanda. Come si è trovato, perché lei ha fatto il passaggio, come si è trovato con i consiglieri di minoranza e poi anche con i consiglieri di maggioranza? Dico bene, anche benissimo, e ancora ora ci vado d'accordo. Certo, non condividendo tutto in consiglio comunale, però c'è un bel dialogo con loro, anche di apertura entrambe le parti almeno. Benissimo, andiamo avanti. Sì, prego, può intervenire. Vorrei fare una piccola eccezione al discorso del consigliere Flamma. Ovvio, sì. In merito al governo tecnico, dove dichiarava precedentemente nel dire è stato avuto dalla politica. In realtà, a parere mio, è stato avuto da certa politica, da una parte della politica, non da tutti. La prova è il fatto che la Lega ad oggi ha dichiarato, anche ogni giorno lo fa, di essere contraria a questo governo tecnico. E questo è il risultato del peso che è stato dato a Berlusconi, e quindi il presidente Berlusconi è stato costretto, tra virgolette, a dare le dimissioni. E non è stato un elogio di tutta la politica a volere questo governo tecnico, anzi il contrario, non è stata data la possibilità al governo Berlusconi di fare il possibile, ammesso che vi sia stato, e questo nella prova il governo tecnico, dove ad oggi vediamo che non si vede nessun frutto. Non vediamo nulla, perché la crisi non è un caso che la crisi è a livello mondiale. Allora, negli Stati Uniti Obama non è incapace del presidente, in Francia la stessa cosa, quindi diciamo le cose veramente come stanno. Non è stata l'intera politica a volere questo governo tecnico, è stata principalmente la sinistra che non ha mai accettato questo governo Berlusconi. Le banche, allora dobbiamo dire anche i giudici, se dobbiamo parlare di banche. Le banche, a livello mondiale. Tutto un sistema che si è messo contro questo governo non ha dato la possibilità, al contrario degli altri paesi europei, dove invece si dà la possibilità ai premier di amministrare il proprio paese, in Italia questo non è stato fatto. E questo credevo che, non so se sbaglio dal discorso. Posso? Sì, naturalmente. Sì, guardate, in quella zona non c'è bisogno di microfoni in realtà, soltanto perfetto, in questa prego. Zona. Voi potete parlare tranquillamente, da Angelo Ciullo in poi si può parlare tranquillamente. Ma penso che doveva finire il consigliere. Ha finito? Non avevo finito ancora. Prego. Giusto per un chiarimento, niente, che poi... Quando abbiamo fatto il passaggio, chiaramente in maggioranza... Ancora noi non avevamo guardato verso la provincia, perché tutto nasceva di cercare una realtà che noi volevamo aderire al consiglio provinciale. Abbiamo candidato Luca Faraggi qua a Barra Franca, e che è riuscito, sapete che è consigliere provinciale nella lista della destra, e poi tutto un susseguirsi di situazioni politiche ci ha portato verso il centrodestra, anche a fare politica in aula consiliare. Questo volevo chiedere. Ecco, sì. Allora prego, la parola al consigliere Flamma. Io dovrei ringraziare, perché volevo evitare questo tipo di discorso, ma voglio ricordare all'avvocato Bennici, se non sbaglio, che oggi l'Italia si trova in un momento di disastro grazie giustamente al suo europarlamentare Mastella, perché quello che ha fatto cadere il governo
il governo precedente è stato lui, perché si è venduto, sì. Le chiedo scusa, perché si è venduto allora con un compromesso fatto con Berlusconi, perché sono stati tre piccoli allora strapagati, perché pur avendo lo 0,5 di quello che è a livello nazionale, era ministro alla giustizia e vedi caso, e puta caso, ce lo ritroviamo a livello europarlamentare dove la famiglia indaga. Ora dico l'Italia. Assolta. Io dico l'Italia non può andare avanti se le rappresentanze sono queste. Perché noi dobbiamo sapere abbastanza bene che in altre nazioni come l'America, come l'Inghilterra, quanto si vocifera un nome per un motivo, dico magari perché non è vestito bene, quello si dimette e si manda a casa. In Italia, dico, sì. Puta caso, gli indagati e riproposti e ci portano, e queste sono quelle che ci dovrebbero salvare. Io dico per chi fa, per chi incomincia a fare la politica ora, e l'apatia che c'è nei giovani verso la politica, questo è un motivo, perché la rappresentanza è sempre quella ambigua, non se ne vanno mai a casa e dovrebbero mettere una legge, dico una legge tassativa, che ci sia prima al massimo un doppio mandato e non ce ne dovrebbero essere più per qualsiasi tipo di motivo di continuare, perché poi quando si continua poi si entra nei poteri forti e nei momenti dell'affarismo, e che comunque oltre al secondo mandato, quando uno, dico, è chiacchierato minimamente, non si dovrebbe più riproporre. Voglio specificare che il governo, non mi sovviene il nome del presidente del governo Prodi, ma l'hanno fatto cadere perfettamente quando stava incominciando a parlare di risanamento del PIL. Proprio in quel momento, dove la sinistra, il centro-sinistra, ha avuto il coraggio di incominciare a parlare di queste cose, grazie a tre ministri ben pagati, al costo politico nazionale dello 0,5, avendo uno o due rappresentanti a livello nazionale, ci hanno portato al disagio. Ora, quindi il disagio deriva da 5 anni fa, allora? Cioè si prevedeva 5 anni fa? Quello che qualcuno guarda. Cortesemente chiediamo di concludere. Sì, guardi, io fanno bene a riprendermi, perché qua ci sarebbe tanto da ridire, e quindi io il messaggio che lancio nei confronti di chi vuole iniziare politica è di dire che dove si è un bianco che sia opaco, stateci lontano. Bene, ha possibilità di voleva forse no, rispondere bene, e poi diciamo che subito dopo a Di Maggio. Su alcune cose sono naturalmente d'accordo, sui due mandati, però io mi riferivo al Parlamento attuale, non mi riferivo al Parlamento, al Presidente Prodi, quelle sono ormai, diciamo, storie vecchie e superate. Io mi riferivo ad oggi, il perché che ha voluto questo governo tecnico. Non è stata tutta la politica, è stata una parte della politica che voleva volere questo governo tecnico. Questa era la mia piccola precisazione. Prego, sentiamo prima l'opinione di. Non c'è bisogno di microfono là, lo potete tornare. Le alte strutture di Radio Luce ci consentono di avere un microfono panoramico, come si dice, una roba del genere. Prego. Complimenti allora anche per la strumentazione. Ma sì, grazie. E allora, io sono dell'avviso che una delle motivazioni che allontana i giovani e il popolo, che poi dovrebbe essere sempre sovrano, purtroppo molto spesso non lo è proprio assistere a delle trasmissioni dove si parla di tutto tranne che come superare i problemi, e allora litigano, si scontrano, non c'è mai un confronto costruttivo per poter dire il telespettatore: guardate, stasera ho assistito a un qualcosa di costruttivo e quindi sono contento di aver tolto tempo ad altro e assistere a anche uno scontro, ma che sia costruttivo. Però alcune cose poi
dette ti portano non a accettare lo scontro, perché questo è fuori discussione, non mi appartiene, però a puntualizzare le cose che hanno determinato il corso della storia. Poco fa si è detto, l'ICI è stata tolta dal governo Berlusconi e io gliene do merito, perché a me interessa che chi ha molto paga, però per me è importante, venendo dal glorioso Movimento Sociale Italiano, quindi il sociale, che già le persone monoreddito non pagano le case, e già è una cosa importante. Però voglio ricordare che la destra all'epoca aveva un suo candidato, che era la Santanchè. Noi non abbiamo votato Berlusconi, era per rispondere a un discorso. Siamo rimasti fuori dal Parlamento nazionale perché, non avendo l'apparentamento in uno dei due poli, la percentuale minima per entrare in Parlamento è del 4%. Noi ci siamo fermati al 2,5%. Berlusconi, non Berlusconi, non voglio e non mi permetterei mai di entrare nel merito di quello che è il lavoro della magistratura italiana, verso la quale ho un grande rispetto e una grande fiducia. Però se chi deve governare in base a delle chiacchiere, come è stato detto, e allora significa che in Italia, a differenza delle altre nazioni, governerebbe sempre e solo il centro-sinistra. Il centro-sinistra ha governato con il governo Prodi, e se è vero come è vero che è caduto per un partito che rappresentava lo 0,5%, è caduto perché manteneva sistematicamente la maggioranza, specie al Senato, con i senatori a vita, che dovevano essere portati di volta in volta. Non si governa così. Si poteva governare con i numeri che aveva Berlusconi. Non è stato più possibile perché Fini ha fatto un qualcosa che non sto qui a dire, di una gravità più unica che rara, e quindi Berlusconi, pur non essendo stato sfiduciato né alla Camera né al Senato, nell'interesse dell'Italia si è messo da parte per far sì che tutte le parti politiche e sociali trovassero una via d'uscita. Ok, grazie. Passiamo la parola ad Ambra, che ci dà un avviso. Buonasera, potete ritrovarci alla frequenza 99.2 105.3 o su internet al sito www.radioluce.net. Il nostro contatto Facebook è a vostra disposizione. Per eventuali domande o interventi potete chiamare il 0934 46 42 28. Inoltre, per eventuali consigli o suggerimenti sulle prossime puntate, scrivete un'email a tutto@tiscali.it. Va bene, grazie mille Ambra, andiamo avanti con l'attuale vice sindaco. Allora, vice sindaco, lei ha delle deleghe, se non sbaglio, affidate dal sindaco. Noi ne abbiamo trovate alcune: centri servizi territoriali, politiche giovanili, volontariato, diritti civili, sanità, rapporti con il consiglio, agricoltura. Quello che ci preme di più, le politiche giovanili. Cosa è riuscita a fare in questi mesi? Cosa è in programma? Dunque, innanzitutto, forse non funziona il microfono. No, va, prego. Innanzitutto io sono vice sindaco da veramente poco tempo, da qualche mese, e, con delle deleghe abbastanza importanti, quali l'agricoltura, la sanità, e con le problematiche che affliggono naturalmente questi altri settori. Ciononostante ritengo che quello delle politiche giovanili sia un aspetto da valorizzare nella maniera più ampia possibile, perché è vero che l'ausilio di coloro che sono meno giovani sia indispensabile nella nostra città, ma certamente sono i giovani il futuro di questo paese. E, il mio apporto è stato quello di coinvolgere le associazioni affinché appunto i giovani presenti in queste associazioni potessero partecipare far sì che ritengano che la politica sia un importante strumento per portare avanti quelle richiedere il concreto esaudimento di quelli che sono appunto le loro esigenze.
e anche appunto a livello di partiti locali ritengo che i gruppi giovanili debbano emergere. Questo è stato il monito che ho da sempre lanciato sin da quando mi sono candidata appunto nel 2007 al Consiglio Comunale, anche appunto nel mio stesso partito, cercando di coinvolgere coloro appunto che hanno una fascia di età più tenera, chiamiamola così, fondando anche un gruppo giovanile dell'allora UDEUR, oggi appunto Popolari per il Sud, ed essendo anche portavoce appunto di questo gruppo a livello locale e anche a livello provinciale. Perfetto. Presidente Cascio, voleva dire qualcosa oppure siamo a posto così? Quando siamo interrogato rispondo. Allora la interrogo subito. Allora, dalla minoranza a presidente del Consiglio Comunale, come si è trovato in questi mesi e qual è il suo giudizio riguardo all'attuale Consiglio Comunale? Allora, guardi, io sempre rimango e sarò, cioè, uno che ha degli ideali che forse a volte non cozzano con l'ideale politico. Non sono lì per fare l'assessore, per chiedere l'assessore, sono per una politica e per la città, l'ho sempre dimostrato con tutti, perché penso che l'impegno sociale che uno deve avere non è la carica istituzionale che te lo porta ad avere, ma è quello di stare tra la gente e capire le problematiche che realmente le persone oggi hanno e affrontano quotidianamente. Qua c'è il consigliere Flammà che lui sa, tipo il problema dell'agricoltura, l'annoso problema che si ripete ogni anno per la questione della diga, che manca l'acqua. Abbiamo costituito un osservatorio sulla diga Olivo, abbiamo fatto una serie di conferenze per cercare di monitorare l'acqua e via di seguito. Non si valorizzano i prodotti locali, cioè io penso che Barra Franca, a prescindere tutte le qualità che si dicono che abbia, dobbiamo ringraziare solo ed esclusivamente i cittadini che la mattina si alzano e vanno a lavorare cercando di portare un pezzo di pane a casa. Però penso, e questo se c'è qualcuno che voglia dirmi il contrario me lo dica, che le istituzioni sono molto lontane dalla realtà che vive il popolo. Cioè non si riesce a valorizzare un prodotto, a portarlo fuori, a fare capire che realmente possa portare frutto, denaro, possa portare benessere alla nostra collettività. Per quando io poi faccio parte di associazioni, vedo tutto, cioè, guardo, vivo le problematiche dei giovani, la disaffezione che hanno i giovani alla politica locale è quella che realmente nessuno di noi riesce a trasmettere quello che realmente vorrebbe trasmettere o quello che la politica dovrebbe trasmettere ai giovani. È inconcepibile che, cioè, vi è una lite, cioè, se uno vede le cose che succedono al Consiglio Comunale a volte, cioè, è devastante, perché la gente capisce che, come si diceva poco fa, c'è un grande distacco tra chi fa la politica e chi realmente, diciamo, la percepisce, la recepisce, la vive sulle proprie spalle. La subisce. In questo caso, grazie, la subisce. Perché, cioè, le risposte che dovrebbero essere date alla gente non dovrebbero essere date a lungo termine, ma soprattutto a medio termine, quantomeno. Però non è così, lo si vede quello che succede non solo a Barra Franca, ma in tutte le altre, diciamo, realtà che noi abbiamo vicino. Però cerchiamo sempre di fare, come dire, ma forse io non abito a Barra Franca, non sono di Barra Franca, non vivo le problematiche, le vedo. E a me dà fastidio quando la gente succede che ha bisogno, quando vedo le persone che realmente fanno delle cose che non dovrebbero fare, mettendo, diciamo, a proprio discapito, a repentaglio la propria dignità. Perché quando succedono certe situazioni, cioè, uno riesce a capire, ma questo per fare una cosa del genere significa che veramente, cioè, è arrivato. Questo è quello che la politica dovrebbe prevenire, dovrebbe aiutare, coadiuvare le persone a cercare di trovare un indirizzo, ma soprattutto a portare benessere per la propria collettività. Questo è il ruolo che dovrebbe avere ognuno di noi. Grazie. Allora, consigliere, mi scusi, presidente Cascio, in vista delle prossime elezioni da indipendente, ha già incontrato qualcuno, rappresentanti di partito, per una possibile alleanza? Guardi, io le dico con molta sincerità, essendo indipendente forse magari è molto più semplice incontrare tutti, però le dico che io non ho bisogno di incontrare persone. Io ho la necessità, come cittadino, poi oggi nel ruolo istituzionale che ricopro di Presidente del Consiglio, ma di trovare quella gente che lotta, si batte per la propria città. A me non interessa fare il consigliere comunale, non interessa fare il presidente, non interessa domani fare l'assessore. Mi interessa trovare quelle persone che governino la nostra città, ma per il bene della nostra città, solo esclusivamente per questo.
Va bene, io volevo porre un'altra domanda a chiunque di voi, però la pongo prima alla dottoressa Di Vita, perché la scorsa puntata abbiamo fatto un sondaggio su una possibile candidata donna. Ecco, volevamo sapere la sua opinione. Tra l'altro anticipiamo ai nostri tele e radiospettatori che tra un po' ci sarà un altro sondaggio. Quindi la sua impressione su un possibile candidato donna. La vede fattibile? Io credo che là del sesso uomo-donna e poi la storia di ogni singolo soggetto che possa dare un contributo effettivo alla nostra città. Ritengo che cioè, sono stata sempre disaccordo con riferimento alle quote rosa, perché comunque siamo in un regime di assoluta parità tra uomo e donna, quindi la donna dimostra in ogni settore istituzionale non di avere delle capacità sicuramente abbastanza elevate. Quindi sì, è possibile che una donna possa essere un volto nuovo per Barra Franca e sortire un effetto diverso anche nei confronti della popolazione, ma questo non esclude che appunto l'uomo sia da meno. Poi spetterà al popolo barrese appunto decidere chi debba essere il primo cittadino, al di là insomma del sesso uomo-donna, ecco. Mettiamo l'ipotesi, se le proponessero la candidatura, se fosse appoggiata comunque da una buona struttura, potrebbe farci un pensierino? Ma io credo che innanzitutto la nostra collocazione naturale sia evidente già da questi ultimi mesi. Se il mio gruppo, e non intendo con questo solamente i Popolari per il Sud, Udeur, sia verso questa insomma decisione, ma anche altri ovviamente gruppi politici che in questo momento sono accanto a noi, naturalmente valuteremo eventuali ipotesi di questo tipo e mi rimetterò alle scelte del mio partito. Consigliere Frammà, che risulta di partecipare sempre ai consigli comunali, è uno dei più presenti, mi dicono. No, oltre Menaccesi è uno dei più presenti, questo penso che le faccia onore. Senta una cosa, Sinistra Unita, la posizione di Sinistra Unita rispetto alle elezioni prossime che ci saranno? Guarda, io prima di rispondere a questa domanda vorrei fare una piccola parentesi, perché poco fa c'era stato l'avvocato che mi aveva stimolato per una risposta, la risposta poi me l'ha dato Gaetano Di Maggio, per quanto si atteneva a quella che era lì sulla prima casa e per la storia politica fatta dalla destra. Io mi ricordo che dall'inizio vedevo tutti i programmi dove ci andava questa famosa Santanchè che sbraitava contro tutti, ma quando le hanno offerto uno sgabello, la Santanchè e tutta la destra, compresa Storaci, non l'abbiamo sentito. Ho fatto un flash, non voglio continuare su queste cose perché io voglio parlare di quella che è la politica locale e con un piccolo flash quando ci vuole a livello provinciale, perché il supporto provinciale ci vuole, e per quanto si riguarda l'alta politica sicuramente non è compito nostro poterlo risolvere. Io personalmente, come Sinistra Unita, anche perché dovreste sapere che Sinistra Unita non è un partito, è una fusione dei partiti di sinistra, quindi una lista civica. E per quella che è stato e per quello che è questo mandato, io sono rimasto in questo percorso, sono rimasto da solo, anche perché i partiti di sinistra a livello provinciale mi sembra che abbiano già fatto dei passaggi dove si va alla unificazione della sinistra. A livello locale ancora questo non è stato fatto, però io, per quanto mi riguarda, visto che ero, diciamo, anche se sono stato con una lista civica all'interno dei partiti, per quello che è la prossima competizione elettorale, voglio manifestare quello che è il dissenso nei confronti della politica che si è fatta. Voglio presentare un'altra lista civica dove sicuramente andremo a confrontarci
paritariamente con tutti coloro, con tutti i partiti e con tutti coloro che fanno politica per portare a Barra Franca, dico, una ventata di freschezza, politica con la P, dove non ci sia una politica con la P, io non la dico maiuscola, io la chiamo gigantesca, perché oggigiorno a Barra Franca non si fa politica altruistica, ma si fa una politica. Mi voleva dire qualcosa? Sì, di essere certo di avviare la conclusione. Io guardi, se facciamo come il Consiglio Comunale, che gli altri parlano e io sono celere, le prometto che non parlo più, rispondo sì o no e siamo. No, lei, prego, no. Sono conciso perché non voglio anche. Siamo qui, partiti dalla Santanchè in realtà, dico, però prego, perché devo dare la possibilità al signor Di Maggio. Noi faremo, abbiamo già avuto qualche contatto con i partiti, dove non è nemmeno tanto difficile dire qual è l'alternativa. E può dire, no? PD, non lo so. Abbiamo avuto il primo contatto con il PD, stiamo facendo, anche perché ne parliamo, c'è il messaggio a livello di Consiglio Comunale, perché diciamo, l'opposizione a questa amministrazione già è consolidata all'interno del Consiglio Comunale, dove tutti facciamo dichiarazione perfettamente che vogliamo anteporre questa, praticamente leviamo questa amministrazione e mettiamo una politica nuova con facce nuove, dove nessuno ci va per la poltrona. E mi auguro che questo nuovo decreto levi quelli che sono gettoni di presenza, assessore e quant'altro, dove si ci va veramente per dare al comune e non per avere e fare miriadi di commissioni di consiglio comunale che portano solo un danno, un deficit e non si riporta a livello finanziario, diciamo, concludendo poco, a beneficio della città. Vabbè. Ci ha dato uno spunto, andremo a spulciare per vedere quante commissioni vengono fatte consigliari e poi magari poi le presenze, visto che me l'ha detto. Tra l'altro, io, come dicevo poco fa, dimenticavo, chi si mette in politica in consiglio comunale si ci va, nelle commissioni si ci va, si produce e ognuno si scommette proponendo qualcosa di suo, non si ci va a pigliarsi a cagare una seggia. Grazie. Ecco, diamo la parola a Di Maggio. Che voleva dire? Sì, e vabbè, il bello è quello. Vediamo se risponde, perché i tempi tecnici, non siamo in consiglio comunale, del resto decidiamo. Innanzitutto devo dire quello che mi unisce al discorso appena fatto, che è l'intendere di prestarsi alla politica come un servizio, senza nulla pretendere. Quindi questa è forse una delle poche cose in comune che abbiamo. Poi non voglio essere polemico, però se viene stravolta la storia va vista per come è stata vissuta. La Santanchè voleva aderire al governo Berlusconi, la destra a quell'epoca non fu d'accordo, la Santanchè fu buttata fuori. La destra aveva già preso una linea che era quella del sacrificio nel 2007, perché tutti coloro che oggi rappresentano la destra, me compreso nel mio piccolo, transitando nel PDL avremmo avuto le poltrone. Siccome le poltrone non le abbiamo avute perché vogliamo continuare a portare avanti quello che è il nostro ideale, abbiamo fondato un altro partito, perché Alleanza Nazionale è andata all'interno del PDL, per distinguerci. Chiusa questa, che non vuole essere polemica, ma è dare correttezza alla storia. Sì, noi abbiamo vinto le elezioni con abbiamo incentrato sulla Santanchè questo dibattito. Assolutamente, andiamo, ma invece, ma che cos'ha con questa Santanchè? Diamogli una battuta a Maurizio. Assolutamente. Perfetto, facciamo dire un attimo alla destra, allora, prego. No, io invece parlo, lascio perdere questo, perché sennò mi contraddico con quello che ho detto prima. Chi è abituato a fare l'oppositore, e parla una persona che per molti anni ha militato in un partito che ha fatto solo opposizione, è agevolato dal fatto di non dover far quadrare i conti. Era molto difficile una volta, quando i soldi arrivavano a pioggia,
diventa quasi impossibile oggi con tutti i tagli che ci sono. Ora, a me piace questo discorso perché è il motivo che mi spinge ancora oggi a fare politica, cioè quello di voler che si attui una politica con la P maiuscola, però le cose per camminare devono avere le gambe. Oggi tutti possiamo dire io vorrei fare, ci vuole il supporto economico. Oggi tutti gli enti locali, e qui stiamo parlando di un comune, ma possiamo parlare delle province, le casse della regione sono vuote, hanno difficoltà economiche. Il momento in cui la maggior parte del bilancio, e qua abbiamo un illustre componente dell'amministrazione, il vice sindaco, e mi complimento con quanto detto sulle quote rosa, le fa onore, ti fa onore, e quindi... viene facile. Il momento in cui tu invece ti trovi a dover confrontarti con quei tagli e sai che per una politica che era forzata nel Mezzogiorno e quindi nella provincia di Enna di privilegiare il pubblico impiego, perché non c'è sento industrie, l'agricoltura in difficoltà, le miniere chiuse, dovevano per forza di cose privilegiare il pubblico impiego. I bilanci comunali, provinciali sono assorbiti quasi tutti dagli stipendi, sono dei veri e propri stipendifici. Cosa vuoi organizzare senza soldi? L'unica cosa che si può fare oggi è quella di avere delle persone capaci all'interno dell'amministrazione per attingere all'unico canale economico che è quello dell'Unione Europea. Ed è vergognoso che il nostro governo regionale non ha capacità alcuna di programmare e nessuna capacità di progettualità, perché restituisce all'Unione Europea centinaia e centinaia di milioni di euro. Benissimo, benissimo. Allora io adesso... Sì, prego. Allora, io sono stato, diciamo, il fondatore a Barra Franca dell'Ufficio Europa, voluto assieme alla Commissione, abbiamo fatto un piano di studio, sono stato a Bruxelles, alla fine è nato questo ufficio, ma forse non c'è nemmeno la targa ancora sulla porta per dire qui c'è l'ufficio Europa. Hanno praticamente spostato delle persone, ma ancora oggi, mio malgrado, e veramente lo dico perché si potrebbe, come ha detto bene il Gaetano, si potrebbe attingere a una miriade di fondi, di progetti. Noi in questo comune non abbiamo fatto nessun progetto che realmente ci porta ad attingere fondi con la comunità europea. Cioè io penso che sarebbe giusto, mi rivolgo al vice sindaco, di attivare, anzi si impegni ad attivare in maniera eccelsa questo ufficio, perché penso che possa risollevare le sorti e l'economia della nostra città. Grazie. D'accordo, ora vorrei porre una domanda, può rispondere chiunque di voi voglia. Prego, voleva intervenire? Sì. Assolutamente, sì. Il dibattito che si è innescato, io così come diceva il rappresentante Gaetano Di Maggio della destra, che a livello regionale non riescono a consumare, anzi a mandare indietro centinaia e centinaia di milioni di euro, voglio far presente una cosa che da 40 anni a Barra Franca, che poco fa se ne è parlato, diciamo, per quello che è il contributo che si potrebbe dare a Barra Franca, è diciamo iniziata una diga da 40 anni che è l'unico sviluppo che può portare, diciamo, un cambiamento a livello finanziario, a livello di lavoro, a livello di dignità, di rispetto umano. E praticamente dopo 40 anni questi governi di centro-destra, dico, non riescono a completare un chilometro e mezzo di galleria che darebbero veramente per quello che è da Barra Franca, Mazzarino, Riese in giù, a cambiare l'economia e la finanza di tutti questi paesi. Ancora si ci gioca e si ci fa speculazione. E voglio dire una cosa che sia chiara per tutti, perché sulle spese, sul lavoro e sulla dignità di chi lavora senza niente chiedere, ripeto, senza niente chiedere, investono del proprio, la politica provinciale, regionale e locale fa talmente poco che è veramente degradante.
D'accordo, allora io vorrei porre una domanda, può rispondere chiunque di voi voglia. Voi siete tutti rappresentanti di partiti politici, o quasi tutti. Secondo voi quanto peseranno nelle prossime elezioni, nelle prossime appunto amministrative, i ruoli delle liste civiche? Chi vuole può rispondere, non era prevista in scaletta, quindi... Prego, penso qualcuno, che peseranno tantissimo, anche perché non penso che ci saranno, almeno quello è quello che si sta profilando per quanto riguarda, diciamo, cioè la composizione dei partiti, diciamo, di quelle liste che sempre rappresentate da partiti che andranno, diciamo, a controbattere questa amministrazione. Cioè la candidatura che so del nostro sindaco sarà, diciamo, dall'altra parte supportata da una serie di liste civiche. Io penso che ci sarà un consenso più largo, perché c'è un discorso di coscienza sociale. Togliendo le bandiere, diciamo, di tutti i partiti, io penso che la gente capisce che ci sarà, cioè Barrafranca oggi ha bisogno di un governo di salute pubblica che possa ridare dignità, che possa ridare fiducia alle persone e a credere ancora nella politica. Ecco, io volevo fare... posso aggiungere al ragionamento del Presidente del Consiglio. Volevo aggiungere se queste liste civiche si faranno, come si faranno, con chi si faranno, avranno veramente un peso. Però bisogna vedere da qui alle amministrative se si faranno queste liste civiche. Io faccio una domanda, la destra già è stata contattata da qualcuno, ha contattato qualcuno, c'è qualche sicurezza? No, la destra è un partito che attualmente è con l'amministrazione, così intende procedere per le amministrative, così è stato deciso in segreteria dal gruppo e con tutto, anche con l'amministrazione, quindi andremo la avanti. MPA, tra destra e MPA sodalizio, fin da adesso. Fin da adesso. Fino adesso è questo che è il programma, così come è stato stabilito dai segretari, dal partito, dal gruppo e da tutti. Grazie. Io voglio aggiungere una cosa a quanto detto da Angelo. Nei piccoli centri, e per piccolo centro si intendono tutti i comuni della provincia di Enna, anche Enna, perché Enna è un paese come lo è Barrafranca, non c'è il distinguo marcato di centrodestra e centrosinistra. C'è solo ed esclusivamente di sedersi attorno a un tavolo, fare un programma, che il programma possa essere realmente realizzato, e poi trovare la persona che meglio può rappresentare quel programma. Per assurdo, se questo avvenisse, domani potremmo anche essere a braccetto con lui, perché al di là delle differenziazioni ideologiche, dove a livello nazionale siamo due mondi completamente diversi, per assurdo, ma meglio per certi aspetti, a livello locale, se c'è da intervenire su o riparare un qualcosa, o innovare, rinnovare o rilanciare un qualcosa, non c'è il distinguo centrodestra e centrosinistra. Tanto più, e concludo, la destra è il suo posto naturale, è il centrodestra, ma mai e poi mai arriverà dalla segreteria provinciale, né tantomeno da quella regionale che è da me filtrata, un ordine di dire devi stare con Tizio, con Vilano o con Martino, perché come la realtà la conosce il barrese non lo può conoscere nessuno, altrimenti dovrei dire guarda, con l'MPA non abbiamo niente da fare. D'accordo. Se potete cortesemente passarci il microfono, Flamma, io le devo dare però un minuto a disposizione, perché siamo proprio in fase di conclusione. D'accordo, in realtà in questo momento dobbiamo dare la parola alla nostra Ambra, è vero Renato? Sì, perché abbiamo fatto un sondaggio, e molti da casa la sanno, ai dipendenti comunali. Vediamo di cosa si tratta e poi... Vediamo subito di cosa si tratta e dopo daremo insomma qualche spiegazione, qualche dato in più. Prego Ambra. Sondaggio: qual è il dirigente comunale che reputa più funzionale la sua mansione?
Giuseppina Crescimanna, primo settore affari generali ed istituzionali, 35.38%. Antonio Zuccalà, secondo settore economico e finanziario, 7.70%. Salvatore Centonze, terzo settore affari sociali e servizi alla persona, 3.08%. Giuseppe Zuccalà, quarto settore gestione del territorio, 18.46%. Francesco Costa, quinto settore, opere pubbliche, 10.76%. Giacomo Strazzanti, sesto settore, polizia municipale, 6.16%. Nessuno, 18.46%. Perfetto, e questo era il sondaggio, prego. È giusto fare qualche precisazione, sì. Vero Renato? Allora, innanzitutto era un piccolo campione di dipendenti comunali, e questo è il caso di dirlo. E che non ha un valore statistico. No. Poi, secondariamente, è il caso di dire che molti dipendenti comunali hanno lamentato, e noi lo riportiamo, il fatto di non lavorare con altri dirigenti comunali di altri settori, e quindi non inerenti alla come propria mansione. Come se non ci fosse un rapporto tra un settore e l'altro. Esatto, e quindi noi abbiamo creduto e pensato che magari non c'è una sinergia dalle parti che preveda che un dipendente comunale che lavori da 30 anni appunto al servizio del proprio comune, ci chiediamo com'è possibile che non conosca un altro caposettore. Ecco, vuol dire che la sinergia tra le parti magari è proprio quella che manca, è vero? Sì, diciamo che per esempio per il quarto settore praticamente è un lavoro più specifico, quindi magari ci dicevano i dipendenti non c'è quel rapporto con altri dipendenti, però non facciamo tutto in un erbo un fascio, sicuramente ci sono i settori e ce lo hanno dimostrato parlando assieme ai dipendenti comunali che qualche relazione c'è. Assolutamente sì. E se il lavoro va fatto in un certo modo, lo si vede anche come lo si svolge. Ecco, quindi i nostri auguri di buon lavoro vanno a tutti i dirigenti comunali e i dipendenti comunali. Noi ricordiamo le percentuali, si è attestata al primo posto Giuseppina Crescimanna con il 35,38%, però è anche, insomma, c'è anche da riflettere su un 18.46 verso nessuno, cioè ci sono dipendenti comunali che dicono nessun dirigente mi rappresenta, comunque non lo reputo funzionale alla propria mansione. Sì, e ora rivolgiamo la domanda. Sì, magari agli a chi fa ospiti. Parte effettivamente dell'amministrazione. Sì. Io posso, prego, signor. No, a quella che era, diciamo, brevemente. Avete fatto la brevemente, sì, perché tra l'altro siamo in fase di conclusione. Se era un'ora di. La domanda se la lista civica come la posta agli altri, sì. Così mi viene più spontaneo. Sì. Sì, la domanda era, no, dai, siccome dai, era data sul momento, io non l'ho scritta. Comunque, la domanda era, visto che comunque voi rappresentate più o meno tutti, ricordo di aver detto, dei partiti politici, quanto pensate che possano influire le liste civiche nelle prossime elezioni comunali? Era così, super giù, sì. Sì, era così. Prego. È determinante, perché qualsiasi partito a livello locale senza le liste civiche non possono andare da nessuna parte. È giusto, diceva poco fa il segretario provinciale, diciamo, riprendendo quella che era la volontà del consigliere Ciulla, che noi non abbiamo già fatto una coalizione precostituita che sia di destra, di sinistra, di centro e quant'altro. Noi vogliamo fare un governo locale con tutte quelle intelligenze che si mettono a disposizione al fine di riportare, dico almeno per la prima volta, e dovremmo incominciare perché siamo al punto zero, per la prima volta a dare un risultato a dare. Grazie. Va bene. Okay, ci può dire qualcosa sul sondaggio? Guardi, sul sondaggio, per come l'avete presentato voi e per il fatto come del 18,6% che per nessuno c'è, 18,46, diciamo, sì. Il 18,47% non è, diciamo, una carenza perché si sconosce quella che può essere il servizio, perché io penso che la rotazione del personale per girare e per essere, diciamo, a conoscenza per chi ci rappresenta porta un danno a quella che può essere poi dando il servizio alla città. Io riconosco abbastanza bene che ci sono
dei servizi dove sono, diciamo, deficitari. Ci sono dei servizi dove sono deficitari, dove ce n'è qualche altro che c'è, così come è stato fatto nel sondaggio, che c'è la ragioneria, diciamo, che riporta da 30 anni quella che può essere, diciamo, il bilancio comunale, dove i dipendenti. Lei si sente di dire a chi avrebbe dato il suo voto, solo se se la sente? Io sinceramente non avrei nessun problema, sì, nel dire di dare quella che è il mio voto, perché io l'avrei dato proprio al ragioniere Zuccolà. Al ragioniere Zuccolà, ok. Che allora, ha riportato il 7 settore, se non sbaglio. Il secondo settore. Li conosco i settori. Sì, praticamente abbiamo individuato un piccolo campione, abbiamo preso un piccolo campione in ogni settore, sì, e quindi abbiamo pareggiato un po' i conti. E dobbiamo ringraziare tutti i capi settore. Sì, che sono stati molto disponibili, si sono messi in gioco. Sì, si sono messi in gioco e hanno votato anche loro. E questo già, tranne Salvatore Gentonzo perché non c'era, tutti gli altri sono stati disponibili. E li ringraziamo per questo, perché sicuramente stanno facendo un servizio per la cittadinanza anche loro, no? Assolutamente, io direi che vi ringraziamo per il momento, oppure Renato volevi continuare con... Sì, qualche impressione, prego, su questo sondaggio e poi chiudiamo. Dunque, io credo, a parte il sondaggio che l'ho gradito molto, credo che comunque le opinioni e i voti dei dipendenti che sono stati escussi siano dei voti... insomma molto discrezionali, che poi non si possono anche basare sulla simpatia che si ha sui singoli capi settori, che sicuramente sono dei valenti tecnici nel nostro comune che forniscono un apporto di elevato grado, questo senza lei senza si sente dubbi. Di dire perché avrebbe dato la preferenza, io, solo se vuole, ma no, io non credo di dover esprimere una preferenza specifica, perché comunque ritengo e ripeto nel dire che comunque siano tutti insomma validi, sì, non dei tecnici validi. Okay. Non si compromette nel giudizio. Consigliere Ciullo, se vuole intervenire anche il signor. Io faccio mio quello che ha detto il vice sindaco anche. Cioè, a mio avviso non potrei votare per nessuno, che per me fanno tutti un buon lavoro, almeno a mio avviso. Poi per quanto riguarda i dipendenti comunali, che loro vivono la realtà più da vicino. Io da consigliere non saprei votare, perché per me fanno tutti un buon lavoro, perché quando sono chiamati a dare un parere in aula consigliare oppure delle relazioni, sono disponibilissimi sempre, quindi non... Vabbè, Presidente del Consiglio? Chiediamo prima di tutto anche un'altra cosa. Noi abbiamo scelto i capi settori anche perché sono l'anello di congiunzione tra l'amministrazione e i dipendenti comunali, per cui se funziona un settore vuol dire che i dipendenti comunali e l'amministrazione lavorano bene. La parola, io penso che la risposta, se i capi settori lavorano bene, lo dovremmo chiedere alla cittadinanza. È vero, è anche questo solo. E poi penso che andrebbe applicata la rotazione negli uffici, perché lo prevede la legge e non si fa barra franca da un sacco di tempo. Rotazione, quindi sì, lei sì, vorrebbe sì, la esatto. Rotazione. Lei voleva intervenire? Io volevo, no, il perfetto. Consiglio, va bene. Prego, a posto. Cioè, quando siamo sono a chiamati, posto. Vuole dire qualcosa? No, per rispondere a Maggio, io mi riferivo che fanno un buon lavoro per quanto riguarda i rapporti col Consiglio Comunale. Che poi ha ragione, lo dobbiamo chiedere ai cittadini per i tempi tecnici, esatto. È un giudizio che dà la città. Noi siamo stati interrogati come consiglieri, almeno io penso. Sì, infatti noi soltanto vi chiedevamo infatti la vostra opinione come cittadini in questo momento e non come comunque come persone dei comuni, capiamo? Sì, io non so perché ho risposto sì. Perfetto. Vi chiedevamo ora questa impressione. Sì, comunque ha ragione anche il Presidente del Consiglio dicendo che questa lo dobbiamo fare decidere i cittadini. Io rispondevo in qualità di consigliere, perché in aula consigliare sono disponibili. Ovvio, perfetto. Solo questo. D'accordo. Grazie. Va bene, io penso che lei vuole intervenire, signor. Lei stasera è la mia croce, io glielo devo dire. Lei mi ha fatto una perché domanda. Perché mi guarda con quegli occhi. Come consigliere, diciamo, conoscendo per quello che è il lavoro
a livello amministrativo, visto tutte le esperienze che abbiamo passate precedentemente, dobbiamo dire che tutti i dipendenti comunali, grazie a chi ha saputo intervenire sul bilancio, non hanno visto, non sono d'accordo, stati penalizzati. Se lo facciamo invece come avete detto ultimamente, può ripetere quello che ha detto cortesemente, che le do una risposta io, lo sapete quello che ho detto già, non brevemente per favore, grazie, perché già dobbiamo dare, grazie. Ci scusate solo un attimo, noi ne approfittiamo per scusarci pubblicamente e non con... Non ringraziare nessuno, no. Le comunico questo, che poi arriva a casa la lettera. No, prego, allora sentiamo questo... Sentiamo un attimo. Ringraziamo a Q. Allora, siccome io non sono il Presidente del Consiglio che vengo a conoscenza degli altri, in maniera tempestiva e prima dei consiglieri comunali, faccio presente, visto che mi riprende per quello che no, la volevo, io non volevo, no, ma lungi da pensare queste cose, volevo solo informarla, pensavo che siccome oggi ho mandato delle missive a tutti i capigruppi, pensavo che lei fosse anche arrivata, la lettera che ha mandato l'Arta, quella che ha mandato la Corte dei Conti e quella che ho scritto io all'amministrazione. Non mi è arrivata. Questo solo. No, non mi è arrivata. Basta. Allora, d'accordo, possiamo... Perfetto, le volevo dire. Nome... Sintetizziamo. Noi tra l'altro chiediamo pubblicamente perdono e scusa agli amici dell'associazione del Vestillo del Vespro che sapevano che di iniziare alle 9.30 siamo in ritardo già di un quarto d'ora, gli chiediamo pubblicamente scusa e saranno subito dopo con noi, quindi le do 30 secondi. Dica. Io così come avevo anticipato e così come stavo ripetendo, ho visto le esperienze che ci sono state, quello che è successo in Consiglio Comunale ultimamente, dove i dipendenti per motivi di bilancio, per motivi per come venivano usati e stornati, diciamo, i finanziamenti dei lavoratori, sono stati, non sono stati penalizzati o hanno avuto un piccolo ritardo grazie a chi ha saputo mettere mano sul bilancio. Ma se comunque si deve dare una risposta a livello di cittadino, quella è una cosa che con il settore del bilancio il cittadino non c'entra, io l'ho fatto come politico e non come cittadino. Va bene, grazie così. Noi... La responsabilità quando si parla, nascondersi dentro, grazie, tutto, grazie è mille. L'inizio di tutto. Grazie mille a tutti i presenti, grazie per essere intervenuti. Grazie. Spero che ci sarà insomma occasione di rincontrarci e di rivederci con tutti. Linea alla regia con una breve pausa e subito dopo l'associazione Il Vestillo del Vespro. Mi ero portato.
Prova. Sì. Stiamo per andare in onda, siamo pronti? Allora, pronti per la diretta. Bentrovati a Tutto il contrario di tutto, e come preannunciamo iniziamo con la seconda fase. Prima però, se non sbaglio, sì, c'era qualcosa da dire. Sì, c'è una comunicazione tramite telefono. Il sindaco di Barrafranca ha voluto dire qualche cosa. Per evitare la mia frase delinquenza politica durante il dibattito del programma precedente Tutto il contrario di tutto, è stata fraintesa e capita male il significato di quella frase. Per evitare che qualcuno voglia strumentalizzare, voglio chiudere questa vicenda, e nell'occasione voglio chiedere scusa ai radioascoltatori e al PD locale. Sulla dichiarazione che aveva fatto poco fa il consigliere di Sinistra Unita, vuole dire che il governo lombardo sta svolgendo diversi lavori, e ha preannunciato che domani si consegneranno i lavori della diga della galleria Iuculia alla ditta che non sappiamo sicuramente il nome. Ecco, il sindaco ha voluto dire queste cose e noi accogliamo con serenità. Ovvio, siamo a disposizione di tutti, quindi chiunque voglia intervenire della volta passata, quindi il PD o non so, Forza del Sud, qualsiasi partito politico voglia intervenire, siamo a disposizione. Intanto il sindaco ha chiesto ufficialmente scusa, ma è il caso di venire a voi. Noi ribadiamo le nostre scuse per il ritardo, purtroppo siamo stati impegnati e non siamo riusciti, nostra colpa, a tener bada prima. Allora, comunque, benvenuti all'associazione Il Vessillo del Vespro. Sì, presentiamo gli ospiti, e accogliamo un grande applauso. Silvia, lo fai soltanto tu. Sì. Il presidente Claudio Collura, e poi i soci Giovanni Nicolosi, Giuseppe Ferro, Giuseppe Perri e Luigi Tampè. Iniziamo subito col dire grazie a questa associazione che da culturale e anche politica. Di solito noi associazioni ne conosciamo tantissime qui a Barrafranca, ma hanno scopi culturali. Ecco, ci può descrivere in linea generale quando è nata la sua associazione e che scopi ha? Intanto penso di raccogliere il pensiero degli altri soci, salutando chi ci ascolta, salutando voi e ringraziandovi per il fatto di averci invitato ed esporre quelle che sono le nostre, i nostri scopi e quello che stiamo facendo da un po' di mesi a questa parte. Beh, l'associazione nasce perché da tempo ci siamo accorti che c'è in Sicilia molte persone non sanno neanche distinguere la dizione Regione Sicilia o Regione Siciliana. Molte persone non sanno che abbiamo una bandiera, una gloriosa bandiera nata tanti anni fa, tanti secoli fa. Molte persone non sanno che il nostro Parlamento, il Parlamento siciliano, è uno dei più antichi del mondo, se non il più antico. Molte persone non sanno che cos'è lo Statuto Autonomo Siciliano. Da queste premesse è nata l'associazione. Vogliamo portare, diciamo, le notizie di che cos'è la Regione Siciliana, di che cos'è lo Statuto, di cosa prevede lo Statuto, farlo conoscere a più gente possibile. L'associazione è nata per questo, è nata per dare voce alla Sicilia che, scritta nei libri di storia, perché sono cose che ripeto sempre con i soci, sono cose che mi sentono dire spesso, che non tutti i libri di storia dicono la verità e che non tutta la verità è scritta sui libri di storia. Ci hanno raccontato di un risorgimento, ci hanno raccontato di un Garibaldi che è venuto e ha detto la famosa frase qui si fa l'Italia o si muore, quando invece questa frase pare non l'abbia mai detta.
però è scritta nei libri di storia e noi la leggiamo. Ma quante cose noi siciliani non sappiamo e dobbiamo sapere della nostra Sicilia? Tipo? Tipo lo Statuto Autonomo Siciliano, tipo conoscere per bene e nei dettagli cosa hanno fatto certe persone che abbiamo scritto nelle vie cittadine. Ne cito uno per tutti, Francesco Crispi. Ne cito uno per tutti in Sicilia, un certo Cesare Lombroso. Cesare Lombroso era un collega mio, un medico, che ha fatto né più né meno cosa hanno fatto i nazisti, cioè diceva che i meridionali erano con la testa, il torace, cioè fisicamente, antropomorficamente, dei delinquenti, dei briganti. Questo Cesare Lombroso ha una via dedicata a Catania. Se queste sono cose che oggi dobbiamo ancora sopportare, noi diciamo no, facciamo conoscere la vera storia della Sicilia che non è stata raccontata per come doveva essere raccontata. Per quanto riguarda la frase di Garibaldi, è venuto a Barra Franca, invitato dalla Proloco, un certo professore Villari di Piazza Armerina, cioè non sono cose sì. che dico io, ma l'ha detto questo professore, che questa frase, se non ricordo bene, è stata organizzata dal Rotary, no la Proloco di Barra Franca, ricordo 6 mesi fa, ora non ricordo, okay. È venuto a dire proprio questa frase. Garibaldi non l'ha detta, ci ha anche detto che il generale Landri si era ritirato per altri motivi, ci hanno parlato di un plebiscito, ci hanno parlato di tante cose che non risultano a verità. Noi vogliamo studiare in fondo la storia della Sicilia, perché il riscatto della Sicilia passa principalmente da quello che noi sappiamo della nostra storia. Non vogliamo avere la memoria corta, vogliamo riprenderci quello che è nostro. La nostra storia non deve essere dimenticata. Ce l'hanno raccontata male, noi la vogliamo raccontare con quello che è stato... con quella che è stata la storia della Sicilia e quello che ci hanno fatto e non ci hanno fatto. Poi non lo so se ci saranno altre domande. Sì, assolutamente. E noi vogliamo porre la domanda al professor Nicolosi. Allora, professore, intanto benvenuto e grazie per essere qui. No, non c'è bisogno del microfono. D'accordo, allora senta, da ex amministratore, come vede l'attuale situazione politica locale e come crede di poter portare una nuova ventata grazie alla vostra associazione? Beh, io intanto vi ringrazio per l'invito. Il titolo... Perdonatemi, c'era bisogno. Prego, sì. Dico, ringrazio per l'invito che avete rivolto all'associazione. E il titolo che avete dato alla trasmissione, Tutto il contrario di tutto, probabilmente è foriero di un qualcosa che si intravede sentendo le altre trasmissioni che ci sono state qui, perché tutti parlano di incontri che possono essere fatti indipendentemente dal colore politico. È vero. I contrari si attraggono, quindi tutto il contrario di tutto potrebbe essere proprio un auspicio per l'amministrazione. E dico che il passato, sotto certi aspetti, è stato più facile per gli amministratori. Quando c'erano i finanziamenti, si cercavano e si trovavano i finanziamenti per poter agire. C'erano diverse strade, andavamo in giro per la città e c'erano diverse strade in terra battuta. La gente allora chiedeva di fare le strade, sono state fatte le strade, è stato migliorato, diciamo, l'aspetto del paese. Adesso la gente chiede altre cose, i giovani chiedono lavoro, la gente è suddivisa in tante categorie, ci sono i bambini, i ragazzi, i giovani, ci sono le persone in età matura, i pensionati. A tutti va data la giusta attenzione, perché ognuno presenta una problematica
che il comune può affrontare, non può risolvere tutti i problemi, siamo coscienti di questo, ma può affrontare i problemi delle singole. E secondo lei qual è la fascia d'età che ha più bisogno, che ha più esigenze a livello locale, i giovani, gli anziani? Naturalmente mi dirà tutti, però non so, li ho messi in fila tutti, perché proprio è lo sviluppo della vita che ha bisogno di essere seguita costantemente per tutte le vicende che ci sono. Però per il fatto che io ho anche svolto la mia attività lavorativa come preside, ritengo che i giovani vadano curati in modo particolare, perché sono il futuro, è l'anello debole, ma sono il futuro. Fra qualche anno i giovani saranno i nuovi amministratori, saranno i nuovi cittadini che dovranno governare questa città, dovranno governare la provincia, la regione, il mondo. E allora, se i giovani sono avvicinati alla politica, se facciamo vedere che la gente per bene, pulita, come diciamo noi a Barrafranca, non nel senso che si lava, ma nel senso che è proprio legalmente pulita, allora questa gente si avvicinerà e i giovani potranno dare un contributo eccezionale, perché hanno idee nuove, anche per ragioni generazionali, hanno la capacità e l'entusiasmo di affrontare le novità e potrebbero essere molto utili alla società. Noi come associazione, allora, perché ci siamo costituiti? Prima, dal punto di vista culturale, e ben ha detto il Presidente quando ha parlato della conoscenza dello Statuto, la conoscenza come storia, per vedere la nostra situazione, la nostra storia, ma la conoscenza anche come sviluppo economico. Nello Statuto siciliano ci sono delle possibilità enormi. Ne citerei una soltanto, che è stata un po' bistrattata anche dal governo nazionale, ecco perché noi vogliamo farlo conoscere: gli introiti provenienti dal petrolio. Noi abbiamo il petrolio in Sicilia, ci sono altre fonti ancora da poter sfruttare, dovrebbero essere date ai siciliani, e i siciliani potrebbero avere uno sviluppo eccezionale proprio grazie al petrolio, grazie alle energie rinnovabili, grazie a tutte le altre attività che invece si vanno perdendo. Il Banco di Sicilia, che prima era in Sicilia e dava soldi, perché era previsto così, parliamo di centinaia di milioni, alla Sicilia, milioni di euro, adesso è un banco nazionale, internazionale, importante, io non dico nemmeno il nome perché non è il caso, però non dà più i soldi alla Sicilia, non versa le tasse alla Sicilia, non abbiamo più i risultati che dovevamo avere. Allora, la nostra associazione, per dirla brevemente, si propone di avvicinare tutti, partiti, avete parlato anche di liste civiche, tutte le persone di buona volontà che hanno la mira di fare del bene a Barrafranca, di fare del bene ai cittadini e alla città di Barrafranca. Avvicinare tutti, dare l'opportunità a tutti di unirsi per la prossima amministrazione e fare un'amministrazione di salute pubblica, un'amministrazione che possa affrontare i problemi locali che non sono quelli nazionali. Fermo restando che ognuno ha la propria sensibilità politica, retroterra politico, ha anche un partito, però qui l'esigenza è quella di mettere assieme le intelligenze, le brave persone, le persone vicino alla gente, per realizzare un programma di crescita di Barrafranca. Okay. Passiamo con la prossima domanda rivolta al professore Giuseppe Ferro. Lei è stato assessore comunale in questa legislatura. Quali gli elementi di cui fare tesoro in questa nuova esperienza che si accinge ad affrontare? Innanzitutto buonasera e grazie dell'ospitalità che ci date. Sì, io ritengo che sia stata un'ottima esperienza, perché mi ha permesso di conoscere praticamente
la macchina amministrativa comunale e ritengo di aver dato un ottimo contributo praticamente alla comunità barrese, ma ritengo che adesso sia necessario allargare, diciamo, dare un contributo maggiore alla comunità barrese tramite questa associazione che si propone, che non chiude le porte a nessuno, ma si apre verso tutti i partiti politici e verso tutte le liste civiche. Noi praticamente tentiamo ad allearci con qualsiasi partito politico purché ci siano delle affinità per quanto riguarda sia i programmi sia la scelta delle persone che dovranno realizzare questi programmi. Poi l'esperienza avuta potrebbe rivelarsi determinante per quanto riguarda future esperienze nelle prossime amministrazioni comunali. Ok, grazie. Questa domanda potrei anche farla al presidente Collura, che è stato assessore, non so con quale delega, all'amministrazione Ferrigno. Allora, io allargherei un po' la sua domanda, perché io all'inizio, cioè 5 anni fa, prima di ricevere dall'attuale sindaco la proposta di fare l'assessore, ho ricevuto una proposta anche di fare il candidato a sindaco, che ho accantonato perché era una posizione che non mi vedeva vicino idealmente, e anche perché con il lavoro e con gli impegni che avevo non potevo assolutamente, cioè dovevo iniziare da zero. In pratica ho accantonato la candidatura propostami di sindaco perché ho accettato di fare l'assessore all'attuale sindaco, perché già da 5 anni fa io ho iniziato a leggere Sicilia, governo, e se devo dare un giudizio sull'attuale presidente della regione, io su una cosa penso che sia la palissiana, cioè che il presidente Lombardo è stato il primo a issare la bandiera dell'autonomia e ad avere risultati elettorali, cosa che magari in passato hanno fatto altre formazioni minori, però lui è stato capace di sventolare questa bandiera e prendere tanti consensi. Io ho aderito a questo progetto, io non ho aderito al sindaco Ferrigno, ormai qua bisogna fare un po' le precisazioni, perché ormai la politica va personalizzata, ormai ci sono i partiti, il partito di Berlusconi, il partito di Bersani, c'è il partito di Pietro. Vorrei precisare proprio questo: io ho aderito a un progetto e il progetto era quello dell'MPA, che devo dire con l'andare del tempo per certi versi mi ha deluso. Un esempio per tutti, se posso. Sì, sì. Alla commissione affari istituzionali dell'ARS, l'Assemblea regionale siciliana, nel dicembre del 2008, su proposta dell'onorevole Speziale del PD, ha presentato il disegno di legge dell'abolizione delle province. Erano 8 presenti, mancava l'UDC, 4 del PDL, 3 del PD e il presidente della commissione, onorevole Minardo, dell'MPA. Fanno la votazione, finiscono 4 a favore, che erano quelli del PD, e 4 contrari, compreso il voto del presidente, che vale doppio, quindi la proposta viene bocciata. Questo per dire cosa? Lo statuto autonomo siciliano prevede
i liberi consorzi comunali, non prevede le province. Le province sono state soppresse nel 1946. Se il Movimento dell'Autonomia doveva votare in maniera diversa, doveva aprirsi un dibattito serio su questa questione, cosa che sta avvenendo anche in questi giorni con la proposta rifatta anche da Lombardo, cioè non c'è una univicità di intenti su questo problema, c'è molta politica, ci sono molti interessi, ma l'MPA, se vuole veramente essere un partito autonomo e che guardi lo statuto, deve darsi una mossa. Quindi questo è il suo consiglio per ora? Il consiglio è questo, è perché non vediamo dati di fatto. Cioè, Lombardo ha promesso in campagna elettorale che una delle prime cose che avrebbe fatto avrebbe istituito l'alta corte. Cioè, cos'è l'alta corte? Non lo sa nessuno, perché nessuno quasi conosce lo statuto autonomo siciliano. L'alta corte era, perché è ancora viva, come disse Giuseppe Alessi, con le parole del presidente Giuseppe Alessi, è stata sepolta viva. Cioè, l'alta corte può essere rimessa in gioco. Basterebbe che il presidente o l'assemblea regionale nominano i tre giudici siciliani. Sono tre giudici siciliani, tre giudici nominati dal Parlamento nazionale, e c'è questo organismo imparziale che giudica sulla costituzionalità delle leggi fatte dall'ARS. I compiti e le competenze dell'alta corte sono state assorbite, io dico con una legge truffa, dalla Corte Costituzionale. Cioè, in pratica, nel 1957 tutti i giudici dell'alta corte furono nominati giudici della Corte Costituzionale, tanto è la stessa cosa. Passarono gli anni, ora la Corte Costituzionale sappiamo quello che fa. D'accordo. Vorrei passare la parola a un altro responsabile, appunto, dell'associazione Il Vessillo del Vespro, Giuseppe Perri. Allora, volevo chiederle quali sono i vostri progetti e quali invece le possibili alleanze. E ci chiedevamo anche se già era venuto qualcuno a bussare alla vostra porta. Intanto vi ringrazio dell'invito di questa sera. Vorrei innanzitutto dire perché faccio parte del Vessillo del Vespro. Sì, prego. Cioè, nel senso che vorrei citare un articolo della Costituzione, il quale praticamente ingloba lo statuto siciliano dentro la Costituzione italiana, nel senso che in toto lo statuto siciliano è stato accettato all'interno della Costituzione italiana come, non come un surrogato di uno statuto di una regione indipendente, ma come sistema pattizio. Cioè, nel senso, prima di scrivere la Costituzione italiana, lo statuto siciliano già esisteva, e quindi, cioè, quando è stata stilata la Costituzione italiana, lo statuto siciliano è stato inglobato dentro la Costituzione italiana. Quindi tutta l'autonomia che noi rivendichiamo nei confronti di Roma, cioè, è una cosa vera che ci spetta di diritto. Cioè, nel senso che di questo articolo praticamente non è stato mai preso in considerazione, e nello stesso tempo, cioè, a Roma fanno orecchi da mercante, quindi significa che il nostro statuto è stato completamente strappato, come se non esistesse. Quindi noi, da veri autonomi, ci troviamo succubi di una Costituzione che non rispetta i nostri diritti. Questo è uno per integrare un po' in più il discorso di Claudio Collura, e perché siamo proprio per l'autonomia siciliana. Ecco, la giro un po' a tutti. L'autonomia siciliana, volete dividervi dall'Italia o che cosa? Già la Sicilia è una regione a statuto speciale, autonoma, che ha uno statuto e ha una Costituzione siciliana. Quindi significa che la Sicilia è uno Stato indipendente dall'Italia. Cioè, significa che ha, con la sua Costituzione, l'Italia ha accettato la Sicilia perché facesse parte dell'Italia. Cioè, non è che la Sicilia sia aggiunta dopo come regione, ma la Sicilia è venuta prima dell'Italia, con il suo statuto. Infatti questo articolo è proprio un sistema pattizio, che noi, per entrare a fare la realtà, abbiamo fatto un patto.
cioè dicendo che loro accettassero in toto la nostra Costituzione, e l'hanno accettata. Quindi la Lega Nord, copia da voi, no? È in ritardo rispetto a noi. Posso, rubo due minuti. Allora, io... Questa è una provocazione comunque. Ne faccio un'altra io provocazione. Il Parlamento di Mantova, non so se ne avete sentito parlare, non esiste costituzionalmente. Istituzionalmente il Parlamento di Mantova non esiste, però funziona benissimo. Il Parlamento siciliano esiste, ma non funziona, funziona malissimo. Questo per dire cosa? Come diceva Giuseppe, nel 1946 è nato il nostro Statuto Autonomo Siciliano, inglobato nella Costituzione Italiana, quindi è Costituzione Italiana, l'articolo 116 è Costituzione Italiana, e noi in Sicilia, a me come ad altri penso che la pensano come me, fanno ridere chi viene in Sicilia a parlare di legalità. La legalità è una parola che, come diceva poco fa il professore, qua c'è tutto il contrario di tutto. Possiamo dire una cosa per poi smentirla con discorsi diametralmente opposti. Cioè, la legalità che cos'è? La Sicilia deve avere un suo ordinamento degli enti locali specificato nell'articolo 15 dello statuto, soppressione delle province e degli organi che ne derivano. Noi non dovremmo avere neanche i prefetti, il rappresentante del governo dello Stato in Sicilia è il presidente della regione siciliana, non ci sono altri rappresentanti. Lo Stato italiano, scavalcando le funzioni del nostro presidente, continua a nominare i prefetti. Questa è la legalità che ci insegnano. Ora, la legalità, quando vengo a sapere che per il 150° viene Napolitano e ci esorta al rispetto della Costituzione, noi vogliamo rispettarla la Costituzione, noi vogliamo rispettarla, però i primi a negare i diritti dei siciliani è lo Stato italiano, è il Parlamento di Roma, che ancora oggi a distanza di 65 anni non ha ancora emanato i decreti attuativi dello Statuto Autonomo Siciliano. Questo è. Noi non è che ci vogliamo separare, noi vogliamo il pieno rispetto della Costituzione italiana, il pieno rispetto. Siamo arrivati al punto del non ritorno. Se lo Stato italiano continuerà su questa falsa riga, penso che molti siciliani avremo da che dire. Già ci sono movimenti, poi magari più tardi vi dico cosa sta succedendo. Sì, perché in realtà abbiamo una domanda da casa che vi viene posta, la leggerà la nostra assistente di studio Ambra, può rispondere chi vuole. Buonasera. Allora, come mai all'interno della vostra associazione vi sono membri che fanno parte dell'amministrazione Ferrigno? Giuseppe da Barrafranca. Che hanno fatto parte in realtà dell'amministrazione Ferrigno. Prego, chi vuole rispondere può passare quel microfono. Prego. Io penso che microfono per favore. Io penso di non rinnegare questa esperienza. Ho la tessera dell'MPA, continuo ad averlo. Ci ricolleghiamo, come diceva Claudio poco fa, al governatore Lombardo. Speriamo che spinga e continua a spingere questa bandiera dell'autonomia, perché riteniamo che sia una cosa giusta, perché le tradizioni, la cultura, la storia siciliana merita rispetto, il popolo siciliano meritano rispetto. E quindi solamente conoscendo la nostra storia, le nostre tradizioni, solamente così possiamo far rispettare la nostra terra. Io non ci vedo niente praticamente di anomalo nella domanda che faceva il nostro telespettatore. Io non rinnego tutto quello che ho fatto praticamente. Vuole aggiungere qualcosa? Ma io, come ho detto poco fa, non
Cioè, qua la questione di come era stata posta la domanda, cioè come mai voi vi presentate come associazione, molto probabilmente presenteremo una lista alle prossime comunali, avete fatto parte dell'amministrazione Ferrigni e ora magari vi potreste trovare schierati diversamente. Questo penso sia il senso della domanda dell'ascoltatore da casa. Cioè, io ripeto, la nostra, penso di parlare anche a nome di Giuseppe, completando anche il suo discorso, cioè abbiamo fatto una scelta che non è una scelta fatta da, da chi non ha ideali. Abbiamo un ideale che è quello dell'autonomia. Il cavallo che deve fare la corsa è uno. Chiunque sia il fantino, l'importante è che la scuderia, che il cavallo vinca la corsa. Chi è che lo cavalca si deciderà. Ora, a distanza di 5 anni, ci siamo voluti mettere assieme, fare dei discorsi, vedere quali sono le problematiche di Barra Franca, vedere se c'era un modo diverso di poter affrontare i problemi. Ci stiamo ragionando su e vedremo cosa fare. Però ripeto, il problema, per le cose che abbiamo detto, per noi non è politico, per noi il problema è culturale. Più gente saprà delle cose siciliane, più gente avremo coscienti di dei diritti che i siciliani, per la Costituzione, per quel patto costituzionale fatto nel 1948 con l'Italia, bisogna che i diritti ci vengano riconosciuti. Volevo puntualizzare un'altra cosa. Noi non siamo nati come associazione contro qualcuno o contro un'amministrazione e per fare politica contro. Noi siamo nati per proporre, per cercare di dare un contributo alla soluzione dei problemi barresi, solamente per questo. Ecco, passiamo con un'altra domanda rivolta a Luigi Tampè. L'abbiamo annunciato poco fa, da associazione culturale ad associazione politica, cosa cambia? Buonasera a tutti, ringrazio anch'io la vostra gentile offerta di venire qui da voi. L'associazione politica, il passo da culturale a politica è avvenuto perché tutti noi come associati ci siamo resi conto che per poter cambiare, poter mettere in pratica le nostre idee, bisognava occuparsi di politica. E quindi la scelta è stata, si può dire, obbligata. Io mi ricollego a quello che è stato detto poco fa. Ci ricollego facendo riferimento alla conferenza stampa di oggi che c'è stata per la presentazione del decreto legge del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri Monti e mi ricollego al discorso fatto, mi sembra, dal nuovo Ministro Grilli quando ha prospettato quelli che saranno i nuovi tagli alle autonomie locali e purtroppo ha fatto un riferimento all'unità d'Italia, quindi all'appena nato Regno d'Italia, perché ha prospettato il futuro degli enti locali, che sarà quello dell'autonomia finanziaria. Cioè il futuro è quello dei tagli, dei trasferimenti da parte dello Stato e della Regione agli enti locali, quindi tra tutti i comuni, e quindi i comuni dovranno essere sempre più autonomi, basarsi sulla programmazione delle spese, su quelle che saranno le proprie entrate. Ho detto purtroppo perché questa autonomia finanziaria
viene raggiunta ad oggi esclusivamente da alcuni comuni del nord. Non c'è nessun comune o provincia o ente locale meridionale che io sappia che abbia questa parità di bilancio locale, cioè parità di entrate, cioè trasferimenti dall'alto pari a zero. Quindi anche la mia scelta di entrare, diciamo, in questa associazione, di spendermi in prima persona in questo, è quello di cercare di darsi da fare, perché il momento, il futuro che ci aspetta non è più rosei, e quindi bisogna impegnarsi in prima persona. Penso che sia un dovere di tutti i cittadini. D'accordo, grazie. Professor Nicolosi, una domanda per lei. Per le prossime amministrative ci sarà un sistema elettorale completamente diverso, che non prevede più il ballottaggio. Come influirà secondo lei sulla scelta dei cittadini, e qualora voi doveste presentare un candidato a sindaco, una lista, andrebbe a vostro vantaggio o a vostro svantaggio? Ci dica le sue impressioni. Intanto precisiamo quali sono le novità del prossimo, cioè per i comuni come il nostro di Barrafranca non c'è più il ballottaggio che c'è stato negli anni precedenti. Il candidato sindaco che ha un voto in più rispetto agli altri candidati in prima battuta viene eletto sindaco, e assieme a lui logicamente tutte le liste collegate avranno il premio di maggioranza secondo la legge che stabilisce un certo criterio per la maggioranza. Allora diventerà più facile l'elezione del sindaco, si eviterà, sinceramente io che ho vissuto diverse campagne elettorali ho visto che c'era poi una trattativa continua nei 15 giorni successivi per il ballottaggio, e io ti do un assessorato, io faccio questo, io faccio quell'altro. Quindi dal punto di vista ideale io ritengo che sia migliore questo nuovo sistema, che consentirà ai cittadini di eleggere in prima battuta il sindaco e l'amministrazione, e potranno cominciare a lavorare. Quindi noi che cosa possiamo fare? Noi abbiamo detto, noi abbiamo la possibilità, perché dietro di noi c'è un bel gruppo di giovani, meno giovani, che stanno lavorando a un bel programma per la città, che confronteremo con gli altri. Non abbiamo la prerogativa noi di fare il programma per tutta la città, ma sentiremo tutti i cittadini, ma sentiremo i gruppi organizzati, i partiti e le associazioni, per fare un bel programma per Barrafranca e per realizzarlo soprattutto. Allora noi abbiamo anche una rosa di persone che possono essere candidate a sindaci del comune di Barrafranca, ma ascolteremo e vaglieremo con molta attenzione gli altri candidati o le altre proposte che ci saranno, per arrivare poi a una sintesi e a una proposta di amministrazione. Il nostro contributo è, non essendo noi classificabili come partito, ripeto, noi abbiamo una nostra sensibilità politica, ciascuno di noi, Pino l'ha già confermato poco fa, ma noi siamo disponibili a incontrare tutti per formare, e noi questo è il nostro contributo che vogliamo dare, per fare prima un programma e poi vedere le persone giuste che possano realizzare quel programma. E ritengo che noi ne abbiamo problemi dal lato rifiuti, famoso rifiuti, le tasse esose che si pagano su questi rifiuti, c'è l'acqua, ci sono, c'è la possibilità di sviluppo economico, ci sono i progetti da presentare, perché adesso non si presentano più come si presentavano una volta e si chiedeva il finanziamento e poi c'era l'onorevole amico che lo faceva finanziare o meno. Adesso si partecipa a una specie di bando e chi è più bravo fa i progetti migliori per la propria città, e il risultato è che noi, se costituiremo una specie di democrazia diretta, nel nostro programma c'è anche questo, cioè consultare la gente continuamente, una democrazia diretta, una partecipazione diffusa di tutte le organizzazioni barresi, potremmo arrivare a un volontariato per fare politica, non fare politica per avere
un gettone di presenza, per avere una prebenta, per avere un... ma fare politica per dare agli altri. E se il caso, oggi abbiamo visto il presidente Monti che ha rinunziato alle sue indennità per dare un contributo piccolo nel grande mare dell'Italia, ma l'ha dato anche nel nostro piccolo. Se noi cerchiamo di risparmiare sulle spese del comune, i soldi andranno a beneficio di progetti che anche la gente comune può presentare e che gli organi competenti poi potranno approvare per farne dono alla città di Barrafranca. Il nostro è un contributo di unione fra tutte le forze, se è possibile. Da un professore a un altro professore. Professore Ferro, ecco, più volte il professor Nicolosi ha parlato di programma. Voi avete stilato tipo un decalogo delle regole? Noi abbiamo fatto già un documento politico che praticamente mette i picchetti, se così possiamo dire, sulle prossime alleanze, su quello che... e già abbiamo fatto uno studio praticamente di quelli che sono i punti di forza, i punti di debolezza di Barrafranca, e su questa analisi che abbiamo fatto noi abbiamo già fissato dei punti in relazione alle esigenze che noi abbiamo e ai punti di forza che abbiamo fissato dei punti che noi a breve svilupperemo. Alcuni di questi punti già sono stati attenzionati, come per esempio il piano regolatore, la scuola, già hanno avuto già le nostre prime attenzioni, perché riteniamo che sono dei punti molto qualificanti assieme all'ambiente e alla raccolta dei rifiuti. Su questi punti noi pensiamo che l'impegno della futura amministrazione deve essere determinante, perché sono i punti qualificanti praticamente di una comunità, e se noi riusciamo praticamente a fare dei progetti adeguati su questi punti, non solamente noi avremo contribuito a rendere migliore Barrafranca, ma avremmo anche un ritorno economico. Basti pensare alla differenziata, all'ambiente, energie rinnovabili e così via, che ritengo possono veramente sollevare l'economia barrese. Ecco, io parlo sicuramente con un ex dirigente scolastico in pensione e un attuale dirigente scolastico. Quanta importanza ha la differenziata oggi, soprattutto nelle scuole? Io ritengo tantissimo. E tantissimi progetti sono stati fatti a livello scolastico. Ha tantissima importanza perché tutto ciò che viene praticamente scartato dalle famiglie, dall'industria e così via, viene riciclato, viene rivenduto, viene riciclato con un beneficio, con un ritorno economico verso la comunità che fa la differenziata, e con un ritorno soprattutto sulla salute dei cittadini. E questo ritengo che sia molto ma molto importante. Ecco, l'associazione Il Vessillo del Vespro, quanti associati conta e quanta presenza femminile, quanta invece di giovani? Qualche statistica? Allora, non è per non rispondere. Il Vessillo del Vespro, ci sono, parto dalla considerazione, quando si fonda un'associazione si fanno uno cerca gli amici, i parenti, per cercare di coinvolgere maggior persone possibile a un progetto e per gli scopi di cui l'associazione si è fondata e per quello che si vuole portare avanti. Per quello che abbiamo scritto noi nelle finalità dell'associazione, io devo dire che tanti non hanno ancora capito bene le nostre finalità.
Le nostre finalità sono pochissime, cioè il rispetto, lo studio del nostro statuto autonomo siciliano e la difesa dello statuto autonomo siciliano. La difesa e la valorizzazione della bandiera siciliana, nonché la difesa della cultura, tradizioni e quant'altro riguardi la Sicilia. Ci siamo messi a contattare le persone, abbiamo raccolto tanti che condividono e apprezzano il nostro lavoro. Abbiamo fatto anche delle conferenze con il professore Costa, Massimo Costa, è venuto e ci ha parlato dello statuto autonomo siciliano. Ebbene, in quell'occasione sono venute, voglio dire, da un minimo di 30 a un massimo di 50 persone, noi ce ne aspettavamo molte di più. Ma il professore Costa è venuto a disintegrare quelle che erano le nostre certezze. Il professore Costa è venuto a dire, ritornando al discorso che ha fatto sul Banco di Sicilia del professore Nicolosi, che l'ha citato poco fa, il Banco di Sicilia era un'istituzione pubblica, l'ARS l'ha trasformato in società per azioni. Da società per azioni ora è inglobato in un altro istituto del nord. Con il cosiddetto federalismo fiscale, le tasse che deve pagare il Banco di Sicilia le paga la Lombardia, con il federalismo fiscale che vogliono fare i signori del nord, non le paga qua in Sicilia, perché la sede è lì sopra, mentre il nostro statuto dice che i redditi maturati in Sicilia, le tasse restano in Sicilia. Queste sono le grandi battaglie che dovremmo iniziare a... cioè gli argomenti che dobbiamo iniziare a capire. Ora, dicevo, non è per non rispondere alla domanda quanti siete, siamo un bel gruppo, dirvi 30 o dirvi 50... No, penso ma che c'è cambia. La presenza comunque femminile, la c'è presenza, la presenza femminile, di noi abbiamo contattato diverse donne, abbiamo una sola associata femminile, con una che ancora deve decidersi. Ah, ecco. Ecco. L'associata femminile è colei la quale ha fatto un lavoro eccellente, si chiama Santina Russo, la professoressa Santina Russo, la dottoressa Santina Russo. Noi in realtà abbiamo già sentito parlare di Santina Russo, perché io non so se ha avuto occasione di sentire, di ascoltare la scorsa puntata, dove è stato fatto un sondaggio, in realtà, dove si chiedeva un nome di una possibile donna candidata a sindaco, e c'era anche quello di Santina Russo. Noi la teniamo... in considerazione. Vabbè, noi... le cose le facciamo dentro l'associazione, sappiamo, è una persona su cui possiamo contare. Non vi dico il lavoro egregio che ha fatto nell'organizzare un convegno sulla lingua siciliana, fatto qua a Barra Franca, che ha avuto un discreto successo. E di tante cose che noi non sappiamo della nostra lingua siciliana sono venute a galla. Noi sappiamo, parliamo in siciliano, a volte ne affrontiamo a parlare siciliano, perché no, devi parlare parla bene, parla italiano, come se parlare siciliano fosse un'eresia, senza sapere che in molti gli studiosi hanno detto che il siciliano è la lingua degli dèi, perché il siciliano non coniuga il futuro. Se noi dobbiamo dire, traducendo una parola, una frase dall'italiano in siciliano, oggi vado a scuola, dico voi vai a scuola. Se devo dire domani andrò a scuola, dico domani vai a scuola. Uso il presente indicativo sia per il futuro che per il presente. E per questo lingua degli dèi. Lingua degli dèi, perché gli dèi parlano nel presente. Per un dio il futuro non esiste, perché è un eterno, d'accordo, presente. E parla al presente anche un nostro... Scusi un attimo, come del resto anche i due congiuntivi. Se lo sapesse fare o facesse. Per cioè esempio. Uso due congiuntivi. No, se lo sapessi fare lo farei. Ecco. Se lo sapesse fare o facesse. Usiamo due congiuntivi. Cioè la temporaneità
dell'azione non la diamo come lingua. Questo, chi le sa queste cose? La lingua siciliana è insegnata nelle scuole? No, c'era una legge che dovevano fare, ma pare che si sia questo. Ma tra le tante cose da fare in Sicilia, lei a quale dà la priorità? A questo tipo di tematico, magari ad altre, non lo so. Beh, io ho voluto parlare di queste cose, cioè, come presidente ho presentato l'associazione. Se devo dire le priorità di cosa serve, cosa non serve in Sicilia, sono... Barra Franca, l'hanno già detto gli altri, lascio spazio agli perfetto. Altri. Perfetto, ma lasciamo spazio anche a un nostro radiospettatore che voleva porre una domanda e quindi noi passiamo il microfono ad Ambra. Per il professore Nicolosi, come mai nella politica si presentano personaggi anziani politicamente? Quando si dice largo ai giovani, questi ultimi forse non sono in grado di fare politica come veterani? Con stima da Barbuccio Tomasello. Boruccio Tomasello pure è una tradizione, una sensibilità politica del passato. I giovani sono indispensabili, l'abbiamo detto prima, perché voi più anagraficamente devono occupare i posti delle persone che escono dalle attività politiche o da tutte le attività e vanno occupate. Però il nostro scopo non è quello di dividere, è quello di unire e quindi di avere i giovani, ma di avere una forma di partecipazione diffusa di tutta la popolazione. Ora si va verso la riduzione degli organismi politici, probabilmente diminuiranno ancora i consiglieri e allora come si potrà partecipare all'attività? Attraverso le associazioni, attraverso una forma di democrazia diretta che per esempio in Svizzera è molto diffusa, ci sono i referendum e il referendum lo possiamo fare anche a livello locale, la legge ce lo consente, possiamo fare a livello locale, dobbiamo fare i conti sempre con i soldi perché vanno sempre a diminuire, ma se ci sarà quello che noi stiamo immaginando, che sogniamo, cioè la concordia delle forze politiche per governare Barra Franca saggiamente nel migliore dei modi, avremo bisogno dell'apporto dei giovani, dell'apporto dei meno giovani e dell'apporto anche degli anziani. Non dobbiamo dimenticare che nella storia greci, romani che hanno fatto l'Occidente, hanno creato la cultura, la filosofia dell'Occidente, gli anziani erano trattati dalla società benissimo, erano il punto di riferimento dei giovani che andavano invece a scoprire il mondo di allora, ma gli anziani erano quelli che governavano le città. Ora dobbiamo, non è più quel tempo, dobbiamo mettere assieme le varie forze, le varie idee perché si possa realizzare a Barra Franca, ma speriamo che sia la scintilla per andare anche oltre Barra Franca, si possa realizzare una forma nuova che veda in periodi di vacche magre, avremo sempre meno soldi nei comuni, anche personalmente purtroppo tutti noi dovremo subire un taglio di stipendi, pensioni, redditi eccetera, perché bisogna salvare l'Italia, ci penseranno gli altri a salvare l'Italia. Per la parte nostra noi facciamo quello che possiamo. Precedentemente Luigi Tambè, precedentemente abbiamo fatto un sondaggio sul candidato sindaco su un campione, piccolo campione di 100 persone, il 12% ha votato un socio della vostra associazione che è Collura. Forse perché facevano un riferimento al presidente che in questo momento rappresenta tutta l'associazione. Che ne pensa? Bisogna vedere quanto rappresentativo era questo campione che voi avete intervistato. Ho detto è di 100 persone, quindi è molto relativo, sì, però è sempre indicativo. Come avete scelto queste 100 persone da intervistare? Cioè... Erano comunque tutte persone che avevano a che fare con la politica in qualche modo, che comunque si interessassero, cioè persone che abitualmente comprano i giornali, leggono le notizie, ascoltano il Consiglio Comunale e così via.
E quindi noi rappresentiamo la novità, senza dubbio rappresentiamo la novità. E poi noi non diciamo, non, come ci è stato detto, non vogliamo metterci contro qualcuno o additare qualcuno come il nemico. Vedremo con l'evolversi della situazione, come ci facendoci anche in occasioni come queste conoscere, i futuri sondaggi cosa diranno. Sì, c'è il socio Giuseppe Ferri dell'associazione che vuole. Sì, io mi volevo riallacciare al discorso del sondaggio, comunque c'è, cioè, ora che mi dà l'opportunità. Quindi significa che siamo piazzati abbastanza bene, quindi siamo abbastanza contenti, visto che non avete intervistato nessuno di noi, cioè sono gli altri a esprimere un giudizio su di noi, quindi è più apprezzabile come discorso. Dopodiché mi volevo anche riallacciare al discorso della domanda del telespettatore sui vecchi che fanno politica e sui giovani che dovrebbero entrare a far politica. Il discorso dei vecchi, io reputo vecchio chi fa politica, chi effettivamente, anche il giovane di età, cioè chi effettivamente rema contro la comunità, chi fa politica per propri interessi, chi fa politica per un discorso personalistico e non confrontandosi con gli altri, chi non scende nelle strade a parlare con la gente e mettersi in gioco con gli altri, secondo me non fa una buona politica, quindi per me diventa più vecchio dei vecchi di età, diciamo, chi fa politica. Il professor Nicolosi è apprezzabile il suo discorso che fa, nel senso, non perché è dentro l'associazione del Vespro, ma perché è una persona che io non lo conoscevo prima di incontrarlo dentro l'associazione, ma l'ho conosciuto e vedo che il suo apporto è molto importante per noi come punto di riferimento e come un discorso da vedere in lui la sua lungimiranza politica, nel senso di vedere più in là di quello che magari un giovane, quindi nel guidarci un po' nei meandri della politica, che fa per noi giovani, è abbastanza giovane nel senso politico, cioè non giovane di età, comunque è abbastanza ben apprezzato questo tipo di ragionamento che lui ci dà dentro l'associazione. Dopodiché, per esempio, io vedo nei giovani della politica di Barrafranca, che io li osservo e li vedo che fanno politica e sono consiglieri comunali, cioè non vedo una lungimiranza politica in loro, nel senso della programmazione di proiettare questa comunità in un futuro migliore, in un futuro più roseo. Cioè vedo che c'è un appiattimento totale su qualsiasi, basta uscire per strada, cioè vedi la viabilità, guarda i parchi pubblici, guarda la politica del verde come è gestita, guarda, non so, l'immondizia come diceva il professore Nicolosi, l'acqua, come, cioè qualsiasi, la scuola stesso, quella che dipende che dovrebbe l'apporto del comune dare alle scuole di sua competenza e non lo fa, cioè voglio dire, c'è un discorso di politica, di non politica, diciamo, no, di politica, cioè di non politica, cioè non assumersi le proprie responsabilità e non fare il proprio dovere, cioè come collettività, come collettività, se un cittadino normale guarda, cioè chi qualsiasi problema si pone davanti, vede che effettivamente non è, cioè, è un problema, e nessuno mette mano a risolvere i problemi. Quindi, cioè, essere giovani e avere essere giovani in politica significa sia portare le proprie idee per risolvere questi problemi e farsi aiutare da chi già ha fatto politica, nel senso di fare veramente politica per il bene di Barrafranca. Per questo noi non siamo contro qualcuno, ma siamo per unire le forze migliori di Barrafranca per fare una politica vera per questa comunità. Ecco, poco fa è stata proposta una domanda che sicuramente avete taciuto. Ci sono delle alleanze, avete incontrato qualcuno, qualche partito? Sicuramente si dice che già il PD ha incontrato voi. Rispondete. Sì, c'è stato un incontro con alcuni membri del PD, un incontro, diciamo così, informativo.
e ce ne saranno, penso, altri, così come ce ne saranno altri con altre forze politiche, perché dobbiamo ancora discutere su quelli che saranno, i nostri, sono i nostri obiettivi nelle prossime elezioni. L'abbiamo detto tutti quanti, penso, qui stasera. Noi siamo qui per fare il bene di Barra Franca, quindi per raggiungere questo obiettivo siamo disposti a parlare, a confrontarci con tutti. E su questa battuta, noi siamo qui per fare il bene di Barra Franca, concludiamo, sono già le 11, quindi se voi siete d'accordo vi rinviteremo sicuramente in trasmissioni, magari più là, magari in piena campagna elettorale, a quanto pare, perché no? E quindi ringraziamo tutti voi. Ringrazio Silvia e tutto lo staff sicuramente, perché condurre un programma del genere, tutto il contrario di tutto, dietro ci sono dei sacrifici. È vero. E ringraziamo la new entry Ambra, che è con noi, speriamo di averla più spesso nel nostro programma, e sicuramente diamo l'appuntamento alla prossima. Alla prossima. Voi sapete che, insomma, sarà ampiamente pubblicizzati, giornali, Facebook, ci abbiamo tutto, sì. Va bene, grazie. Grazie mille, saluti. Alla prossima. Buonasera.